ricerca in fisica spazia dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, sia per quello che riguarda le lunghezze, lo spazio, sia per quello che riguarda il tempo. Quindi i confini di questa ricerca sono i grandi esperimenti, quelli del CERN, per esempio, in cui si studia la materia allo stato fondamentale, o quelli come Planck, in cui si studia l'universo, si va ai confini dell'universo per guardare quello che è successo all'inizio dei tempi. E in mezzo c'è di tutto. Si passa da studiare piccole particelle infinitesime, le loro interazioni, a studiare per esempio insiemi di particelle, di atomi molto complessi come sono gli esseri viventi. Io nello specifico mi sono sempre occupata di ottica, di materia, diciamo, sulla scala quasi visibile, piccola, millesimi di millimetro, però diciamo in vari campi, perché l'ottica e quindi la luce permette di caratterizzare quello che succede su queste scale, quindi di studiare per esempio come evolvono i tessuti, delle strutture che si formano, quella che viene chiamata anche nanoscienza o mesoscienza. È dalla ricerca di base che possono arrivare i grossi progressi applicativi. Faccio un esempio per tutti: il transistor è nato non perché qualcuno stesse cercando di creare un dispositivo elettronico con quelle proprietà, ma è nato dagli studi di ricerca di base sulla meccanica quantistica, e quindi ha permesso questa scoperta, il sapere di più, ha permesso di aprire degli orizzonti che prima erano impensabili. Quindi il futuro, in realtà, noi sappiamo che andremo verso un miglioramento, verso una soluzione dei problemi che abbiamo, però non sappiamo dove andremo perché ancora non abbiamo fatto quei passi avanti che ci permettono di aprire la mente. Quindi la ricerca applicativa ha bisogno di continua linfa dalla ricerca di base. Ecco, l'Italia è un paese dove, a dispetto dei santi, si fa ricerca e si fa un'ottima ricerca. Dico a dispetto dei santi perché le condizioni stanno diventando sempre più difficili, e soprattutto quello che sta succedendo è che sta aumentando il divario tra le condizioni di lavoro di un ricercatore che lavora in Italia e le condizioni che quello stesso ricercatore, peraltro richiestissimo all'estero, potrebbe avere se fosse all'estero. Questo è il motivo dell'emorragia di cervelli che continuiamo ad avere, proprio per il fatto che però la ricerca, incredibilmente, almeno fino agli ultimi dati disponibili, ha dei livelli altissimi, cioè il livello di impatto, io parlo poi per la fisica, della ricerca in fisica è di 30% superiore al livello medio mondiale, quindi altissimo. Purtroppo chi fa ricerca spesso dopo un po' ci lascia e vada altrove dove gode di migliori condizioni. È importante che le persone sappiano, per vari motivi, sappiano quello che fanno i ricercatori. In primo luogo perché la ricerca è in parte finanziata con del denaro pubblico, e quindi c'è una responsabilità nei confronti di chi questo denaro lo tira fuori dalle sue tasche con le tasse, e di fargli sapere come viene utilizzato. Quindi quello senz'altro. Poi c'è una grandissima richiesta da parte dei cittadini, e la dimostrazione è che i festival scientifici sono invasi da famiglie, da persone che hanno curiosità, no? I festival scientifici o i musei scientifici. E poi c'è la passione, cioè la passione che muove la ricerca, che chiama proprio in causa i ricercatori a far conoscere il loro lavoro. La ricerca come ultimo passo a quello della pubblicazione, della diffusione dei suoi risultati attraverso i canali come le pubblicazioni scientifiche, per troppo tempo questa diffusione è stata limitata a un ambito di persone esperte. Adesso finalmente si sta allargando anche a chi esperto non è, perché si sappia veramente cosa si fa e quale passione, quale creatività animano i ricercatori.